Ciao a tutti, The Batman di Matt Reeves. Matt Reeves, ero molto fiducioso rispetto a questo film perché dopo aver visto Apes Revolution, The War e Cloverfield, stiamo parlando quindi degli ultimi capitoli dell'ultima trilogia che riguardava il pianeta delle scimmie e dall'altra parte appunto Cloverfield, ero sicuro che dal punto di vista narrativo e visivo sarebbe uscito un film molto interessante se solo gli avessero dato la libertà creativa necessaria. E così è stato. L'ultimo Batman è sicuramente tra i migliori film degli ultimi tempi fatti da Hollywood. E sono proprio contento di poterlo dire. Sicuramente uno dei migliori Batman, uno dei migliori film della DC. Tutti ne stanno parlando tendenzialmente bene, nel senso sta mettendo molto d'accordo anche la critica. Io vi dico perché in particolare l'ho apprezzato. Partiamo subito col dire che dura 3 ore, una durata quindi anche difficile, ovvero 2 ore e 55. E nonostante questo il film non risulta noioso, il film ha ritmo, ma soprattutto, essendo improntato molto di più sul thriller, cioè proprio un film thriller, giustamente qualcuno ha parlato che potrebbe essere, per certi versi, quasi un film fatto da David Fincher è quello che, per intenderci, ha fatto Seven, ha fatto Gone Girl, aveva fatto Millennium, il remake di Uomini che odiano le donne. E secondo me stiamo parlando di un maestro del thriller Zodiac. E secondo me è vero, in certi casi sembra veramente che Matt Reeves abbia preso la lezione del miglior David Fincher. Questa cosa comporta anche il fatto, quindi, che il film per queste 3 ore sia molto detection, ok? È noir sicuramente, noir anche e soprattutto per il personaggio protagonista, ma non solo, per tutta la città, per tutta Gotham. Di solito eravamo abituati che magari Batman era più noir e invece Bruce Wayne era l'alter ego invece più spavaldo, popolare, perché appunto il miliardario che comunque sia sapeva farsi vedere ai media di Gotham, insomma, dire, agli eventi, e dall'altra parte invece c'era il suo alter ego Batman che rappresentava poi la sua vera essenza, anche se vogliamo. In questo caso Bruce Wayne è altrettanto, se vogliamo, noir, è un personaggio assolutamente non compiuto, incapace di stare alla luce del sole, anche nel suo, se vogliamo, pallore, nei suoi capelli, nel look che ha Robert Pattinson, che ricorda un po', se vogliamo, anche il Brandon Lee del Corvo in certi casi, quando vediamo anche gli occhi col trucco, proprio, come dire, viene proprio evidenziata anche la componente sua di messa in scena. Dicevo, vabbè, al di là di questo aspetto noir che io ho molto apprezzato anche appunto per tutta la parte dedicata a Bruce Wayne e alle debolezze del ragazzo Bruce Wayne, che sì, è vero, in realtà ha la stessa età degli altri Bruce Wayne, come per esempio Christian Bale, sempre 30 anni, ma sembra molto più piccolo, sembra più ragazzino, sembra più adolescente, proprio nel suo relazionarsi al mondo degli adulti, anche nel suo idealismo, nel suo essere, se vogliamo, un po' quasi manicheo inizialmente, tra buono e cattivo, cerca di capire com'è veramente il mondo degli adulti. E gli adulti stessi lo trattano un po' così, lo vedono un po' come ingenuo, come un po' tanto genuino. Bella anche questa componente, belli gli scambi con il cattivo, appunto uno dei villain, Carmine Falcone, interpretato da John Turturro. Dicevo, il thriller, aspettiamo se riesco a finire quello che volevo dire. Il thriller fa in modo quindi che anche in questo caso non senti la durata perché è veramente una ricerca continua di indizi, ok, per capire cosa sta succedendo. Grazie appunto alla figura dell'enigmista, che era già stata portata in Batman Forever, appunto interpretato da un meraviglioso Jim Carrey. Ma completamente diverso. Questa volta l'enigmista è una figura che fa quasi paura, è un killer
È un killer molto cupo, molto, molto dark, che semina indizi e Batman si rivela in questo caso il miglior detective al mondo, come giustamente un critico americano ha definito. E questo appunto è molto avvincente perché crea grande coinvolgimento per capire appunto che cosa sta succedendo, qual è il marcio che lui sta andando a indagare, che coinvolge appunto le alte sfere del paese. Molto molto interessante anche dal punto di vista visivo. Matt Reeves trova dei nuovi modi di raccontare abbiamo già parlato molto del look di Pattinson, del Bruce Wayne, ma anche in certi momenti iconici, tipici di Batman, quando per esempio Batman si lancia e vola tra i grattacieli di Gotham, oppure quando magari fa gli inseguimenti in macchina. La macchina tra l'altro ricorda un pochettino, se vogliamo, una Batmobile, quella anche di Nolan. Si nota la differenza di regia, nel senso che lui, Matt Reeves, trova proprio dei punti macchina diversi. Se Nolan ci aveva abituati che quando Batman si lanciava lo seguiva con dei campi lunghi e ci faceva vedere lo spettacolo del buon pipistrello che vola tra i palazzi, invece Matt Reeves sceglie di stringere, di andare quando vola e di fargli praticamente un primo piano e seguirlo e vedere intanto lo sfondo dietro alle spalle di Gotham. Molto interessante. Un po' recuperando anche, se vogliamo, per certi versi al contrario, quello che faceva Tim Burton con Batman il ritorno, quello appunto dove c'era il pinguino. Lì addirittura invece la camera era posizionata soprattutto alle spalle, alle sue spalle. Lo vedevamo sempre in primo piano, ma di spalle che sorvolava sulla folla. Altro modo appunto di mettere in scena che è quello dell'inseguimento col pinguino, molto spettacolare, ma con inquadrature strettissime, continui passaggi da primo piano e primissimo, primissimo piano. Anche quando una macchina rotola, noi vediamo l'interno della macchina e siamo molto di meno su inquadrature larghe, su inquadrature appunto su campi lunghi e vedere l'inseguimento. Tra pinguino e Batman, molto molto interessante. Dicevo che anche il momento in cui la macchina rotola, stiamo molto sull'interno, quello che succede all'interno, anche nei primi piani. Sceglie appunto quest'altro modo di mettere in scena. Ho apprezzato moltissimo anche l'utilizzo, la riattualizzazione dei media nel film, in particolare i social media. Sembra veramente passata un'eternità, perché nel Cavaliere Oscuro, il bellissimo film di Christopher Nolan, che era del 2008, non c'erano, cioè nel senso, i social esistevano già, per carità, ma era, come dire, ancora marginale il loro ruolo all'interno della storia. Questa volta i social hanno un ruolo molto importante. È uno strumento di terrorismo vero e proprio, e Matrix sembra appunto centrare anche, oltre a capire, insomma, e raccontare la società all'epoca dei social media, anche le criticità che abbiamo visto, non voglio fare spoiler, comunque legate ai social media nell'ultimo anno sicuramente. Non voglio fare spoiler perché non voglio dire troppo, ma anche questa è una lucidità che ho molto apprezzato, la sua capacità di raccontare la società attraverso un film di Batman. Dicevo, altra cosa, l'altro aspetto visivo, il film, e poi cioè, è un film che dice cose finalmente, è un film che va a raccontare il marcio, va a raccontare la corruttibilità dell'essere umano. È un film più adulto, ecco, da questo punto di vista. Anche, come dire, il tono più thriller, ma anche un po' horror. C'è, cioè, in particolare il momento in cui si entra nell'orfanotrofio, per esempio, che lì addirittura c'è proprio lo stridere tipico delle note dei film horror. C'è, cioè, un film che dice cose, un film che parla anche della sfiducia dell'uomo, delle persone contemporanee nei confronti delle istituzioni. Ed è un film che, tra l'altro, va anche a ripescare coraggiosamente in quello che è stato il trauma, se vogliamo, dell'11 settembre. Ci sono delle scene in particolar modo quando si va a scavare
tra le macerie, veramente, veramente suggestivo in questo senso, specialmente se stiamo parlando di un film di supereroi. Questo è il cinema di genere quando lavora al suo meglio, quando fa appunto, sa fare spettacolo, intrattenimento, ma diventa anche metafora di quello che è il mondo, delle sue paure, dei suoi nervi scoperti. Davvero un film molto interessante ed è l'ennesima volta ormai, siamo già alla terza, direi, terza volta che la Warner decide di lasciare libertà creativa ai registi. È successo con Joker, era successo con The Suicide Squad, è successo adesso con questo The Batman e guarda caso ne escono dei grandi film. Quando si chiamano grandi registi e gli si lascia libertà creativa, si escono prodotti veramente che dove Hollywood diventa ancora una volta inarrivabile. Davvero contento, bentornata a Hollywood, mi viene da dire, specialmente con questo film che invito tutti ad andare a vedere. Ci sono veramente tanti momenti che secondo me entreranno nell'immaginario. E niente, scusate, sto guardando, intanto se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie a tutti, ciao e alla prossima!